Benvenuti e benvenute a 10 minuti un libro. I prossimi 10 minuti li passeremo in compagnia di Andrea Ventura, parleremo di intelligenza artificiale e nello specifico di questo libro qui, Pensiero umano e intelligenza artificiale, edito da L'Asino d'Oro Edizioni. Ciao Andrea, di nuovo Ciao, qui. Grazie, grazie. Grazie a te perché appunto insieme stiamo affrontando un tema veramente molto vasto, potrei dire, e partirei questa puntata dal discorso legato alla creatività, quindi tutto quello che riguarda ormai musica, poesia, scrittura, grafica, è completamente influenzato, tutti questi aspetti sono completamente influenzati ormai dall'intelligenza artificiale e dai passi che sta facendo questa. Sì, diciamo che qui c'è un po' il discorso a cui abbiamo accennato anche all'altra puntata, cioè che questa intelligenza artificiale si sta impiegando in tutti quanti i campi, fornendo un po' l'illusione di avere un prodotto che è superiore a quello che può essere quello di un essere umano. E invece in realtà rimane uno strumento in mano alla persona che lo utilizza, che può essere utilizzata bene e può essere utilizzata male. E quindi non ha quell'elemento, diciamo, è innovativa al massimo, per cui uno può dire, vabbè, non sei creativo, non sei innovativo, no, perché in effetti fa delle cose che prima erano impensabili, ma fa queste cose che prima erano impensabili facendo riferimento a quello che hanno fatto in media gli esseri umani prima che si venisse utilizzati, quindi la macchina assorbe quello che è stato fatto nei vari campi, dalla pittura alla musica, a quello che è alle notizie, alla scrittura di un giornale. E stranamente, cioè in modo molto anche inquietante, anche riguardo ai comportamenti degli individui, per cui ci sono degli impieghi molto molto discussi, dibattuti in campo giudiziario per l'intelligenza artificiale, questa polizia predittiva che pensa di prevedere se una persona compirà o non compirà un crimine, facendo riferimento ai dati statistici delle persone simili a lui fatte in passato, e quindi non ha nessun elemento creativo, prende ciò che è successo in media prima e lo riproduce in un modo che spesso non è riconoscibile il precedente, ma c'è. Uh-huh. E questo nell'ambito creativo, insomma, come si sta muovendo? Sì, esatto. E nell'ambito creativo ci sono due saggi di un musicista, Luca Guiducci, e un pittore, Alessio Ancillai, nel nostro libro, che raccontano proprio questo aspetto, e chi ci lavora dentro lo considera uno strumento potentissimo, ma che rimane uno strumento. Esatto. E Luca racconta come, ad esempio, la musica artificiale di fatto sia prodotta dalla macchina, ma ci vuole un intervento umano molto molto rilevante, ad esempio anche nella scelta di usare uno strumento rispetto o un altro. La macchina non lo fa, perché il suono è un qualche cosa che non è una registrazione di un numero, è un fatto che quando noi lo sentiamo con tutto il corpo, con tutte le nostre emozioni, con tutto il nostro passato, con la nostra voglia di futuro, cioè ci coinvolge emotivamente. La macchina non ha corpo, la macchina traduce tutto in numeri e riproduce dei numeri, e i numeri vengono riprodotti in suono. E quindi se non ci fosse l'intervento di qualcuno sul prodotto della macchina, la musica artificiale non sarebbe ascoltabile, cioè viene molto molto aggiustata. È chiaro che per un compositore, io non ho mai lavorato in questo campo, sono un economista, quindi ne parlo per sentito dire, ma per un compositore può essere una cosa molto utile, ma rimane che senza l'intervento umano, sia nella, ovviamente nella produzione della musica precedente che è stata fatta dagli uomini, sia nella elaborazione di quello che ha prodotto la macchina, non verrebbe un prodotto artistico in nessun senso. Ma guarda, riguardo ciò, pochi giorni fa ho utilizzato un nuovo tool appunto di intelligenza artificiale che crea le melodie in base alle parole, in base a delle appunto anche, come dire, emozioni chiave che tu dai, e molto spesso si incappa in melodie o già sentite o comunque un po' stridenti, no? Con quello, tu magari hai detto, estremamente emozionante dal punto di vista, non so, sull'amore, viene una melodia, come dire, distante da quel mondo lì, e qui entra quello che abbiamo già detto, cioè proprio l'esperienza emotiva, no? Dell'uomo. È un grande strumento perché magari ti dà quell'idea, ti dà quell'input, no? Iniziale per scrivere una melodia, anche sulle parole, però ovviamente senza la sfumatura emotiva umana è impossibile tradurla. Esatto, e questo è un po' un discorso culturale molto vasto, nel senso che si pensa che i nostri prodotti, la nostra attività, la nostra
caratteristica principale come essere umano sia nella ragione, in quello che facciamo coscientemente, mentre in realtà il mondo, ciò che distingue gli esseri umani non è la ragione, ma è il non cosciente, è ciò che magari non siamo consapevoli. E per questo è anche molto molto importante una cosa che nello sviluppo di ciascuno di noi è trascurata, cioè i primi mesi di vita. Cioè nei primi mesi di vita il bambino non ha ragione, ma sente tutto quello che lo circonda, sviluppa gli affetti, sviluppa la capacità di immaginare, sviluppa tutta una serie di cose che poi ritrovi nell'adulto, che è proprio nella capacità di produrre arte e apprezzare un pezzo musicale. Quindi, siccome la macchina queste cose non ce l'ha, non ha i primi mesi di vita, non ha affetti, non ha sensazioni, non ha emozioni, ma solo dei sensori che sono ben diversi dalle caratteristiche di sensibilità degli esseri umani, non può produrre qualche cosa che un essere umano minimamente sensibile possa apprezzare. Certo, e a livello invece appunto pittorico, grafico? A pittorico grafico anche lì la sfida è notevole, perché tu puoi istruire una macchina a disegnare alla moda di Van Gogh, sì. Gli dai tutti i quadri di Van Gogh e lui te ne fa un altro alla moda di Van Gogh. Però Van Gogh è stato il primo, e oggi chi si mette a imitare Van Gogh non è considerato un artista. Puoi dare alla macchina tutti i quadri della pittura universale, ma il quadro del cubista, che è un passaggio in più, non lo potrà mai fare, perché quella è un'invenzione umana. E la spinta dell'artista è sempre quella di produrre qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non è stato fatto prima. È una spinta umana di dire io mi voglio inventare qualche cosa. E la macchina, lo racconta Alessio Ancillai, è uno strumento come un altro, cioè molto più potente di quelli del passato, ma è sempre uno strumento nelle mani dell'artista, per cui l'artista può utilizzare tutti i mezzi tecnici che gli offre la macchina, ma il tocco dell'artista è suo. Possiamo forse con una provocazione dire che sono, cioè forse un Madonnaro non è un artista, perché copia la figurina che c'ha, fa esattamente perfettamente quello che c'ha davanti, e infatti il Madonnaro poi la pioggia porta via tutto, perché non è un qualche cosa che deve restare per gli altri, perché non è una vera opera d'arte. Invece la tendenza degli esseri umani sarebbe la spinta di produrre un qualche cosa che gli altri non hanno fatto, quell'elemento in più che fa riconoscere l'identità dell'artista e fa apprezzare poi agli altri questa novità che c'è nell'opera d'arte. Ecco, la macchina è uno strumento potentissimo, e Alessio Ancillai lo racconta bene nel suo articolo, nel suo saggio del nostro libro, ma rimane un qualche cosa in mano a un essere umano per poter essere utile. Beh, guarda, come ultima domanda, proprio anche in relazione a quello che hai detto e al tuo ovviamente percorso per scrivere il libro, hai provato tipo a fare le riproduzioni delle foto tipo Trump con il giubbetto, anzi il Papa con il giubbetto firmato e via dicendo, hai provato tipo a smanettare su cose no, io simili? Io tecnicamente non sono molto abile in queste cose, però qui c'è un qualche cosa che da un lato è affascinante e dall'altro è pericoloso, perché posso produrre la sfida è capire quello esatto, che è vero e quello che no. Posso produrre qualcosa che è verosimile ma non è vero, quindi fra l'altro la legge sull'intelligenza artificiale che adesso è in discussione al Parlamento europeo, stanno cercando di introdurre un sistema per cui la macchina può riconoscere se quel prodotto è della macchina stessa o di un essere umano. Questo faciliterebbe l'individuazione delle fake news o delle cose deepfake, di tutte queste cose qua, perché di fatto si può capire, ci si può dare alla macchina un'istruzione per riconoscere ciò che è fatto dalla macchina stessa e ciò che invece è prodotto dalla verità, ciò che sì, è vero. Anche una foto, insomma, andata in un concorso esatto, l'anno scorso, è stata vietata, infatti, esatto, l'utilizzo. Perché sì, dell'intelligenza artificiale. Beh, questo è anche legato al però ci vuole l'intervento umano, perché sennò come facciamo? Sì. Guarda, sul discorso, ora ho nominato Trump perché poi ci ricollegheremo sicuramente all'aspetto anche un po' più politico, geopolitico, perché anche qui l'intelligenza artificiale c'entra, quindi insomma ci interrompiamo, ma ci diamo appuntamento per una nuova puntata, ma come sempre ti ringrazio per aver anche fatto luce sull'aspetto creativo, che credo sia anche il più dibattuto ad oggi, perché ovviamente ci toglierà spazio nell'ambito creativo, è una cosa che viene detta spesso. Quindi Andrea, alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie mille, vi do come sempre appuntamento alla prossima puntata insieme ad Andrea Ventura di 10 minuti, un libro.